Immagina il morso perfetto. Pollo croccante e succulento accompagnato da una salsa irresistibile. Curiosi? Per preparare il McChicken gustoso inizio dal cavolo cappuccio rosso italiano. Lo taglio a julienne, lo trasferisco in una ciotola capiente, aggiungo aceto di vino bianco, sale e mescolo. Copro con pellicola e lascio marinare per almeno un'ora a temperatura ambiente. Trascorso il tempo di marinatura posso aggiungere l'olio di semi e dare una bella mescolata. E tengo da parte coprendo. Adesso preparo la salsa al pecorino romano DOP e pepe. Verso il latte in un pentolino. Se preferite potete sostituirlo con la stessa dose di bevanda vegetale. Spengo il fuoco e aggiungo il pecorino romano DOP. Mescolo e a questo punto unisco anche il pepe. Lavoro pochi istanti e il composto è pronto. A parte in una ciotola verso un tuorlo d'uovo freschissimo, unisco l'aceto di vino bianco e inizio a lavorare con le fruste. Nel frattempo verso l'olio a filo. Eccola pronta, unisco il sale e il composto di pecorino romano DOP. Do giusto una breve mescolata e la nostra salsa è pronta. Copro con pellicola a contatto e la tengo in frigo. Preparo la pastella. In una ciotola verso la farina di tipo 00, la scorza di limone grattugiata, condisco con sale, maggiorana, timo, pepe bianco e unisco anche acqua e birra. Se non vuoi utilizzare la birra, puoi sostituire acqua e birra con la stessa quantità di acqua frizzante fredda. Mescolo delicatamente per non formare grumi e la nostra pastella è pronta. Questo è 100% petto di pollo italiano. L'ho battuto leggermente al batticarne. Ora divido a metà le fette per ottenere 4 quadrotti, spessi poco meno di un centimetro. Li passo prima nella semola di grano duro, poi nella pastella e infine nel pane macinato grossolanamente. Lascio riposare a temperatura ambiente. Nel frattempo dispongo le fettine di bacon su una teglia ben distese. Lascio cuocere in forno in modalità grill per 5 minuti. Su un'altra teglia appoggio i panini con la parte interna rivolta verso l'alto e cuocio in forno in modalità grill per 3 o 4 minuti o fino a doratura. L'olio è a temperatura, posso friggere pochi pezzi per volta fino a doratura. E ora posso comporre il panino. Sulla base adagio il pollo, il bacon croccante, una manciata di cavolo cappuccio rosso italiano, un po' di salsa al pecorino romano DOP e pepe e il McChicken gustoso è pronto. Non vi resta che prepararlo o ordinarlo direttamente da McDonald's. È saporito assai.